e calzino bianco con i mocassino. Oh oh, ci vuole molto coraggio per lottare Lega in qualunque caso. Oh oh, ci vuole molto coraggio per guardare Sanremo fino al fondo. Ci vuole molto coraggio ad unire fede e scienza, prendendo una compressa con dell'acqua benedetta. Volare più sicuro di quello che sembra, meglio superare la paura dei piedi per terra. Non è da temerari arringare la piazza, di solito è da parassiti parlare alla pancia. Ci vuole più coraggio a lasciarsi aggredire da una tigre, così da farla sentire brutale e vigliacca. Ci vuole molto coraggio a ritrovare se stessi qualche secondo nel bagno, non dar conto di un viaggio, o quando stai facendo l'autostop e sei in ritardo, e anche se passa un'auto funebre accetti il passaggio. Serve coraggio a sbagliare un rigore, tirare in alto e regalare ad un fan il pallone, suonare dal primo mattino perché ti soddisfa e rifiutare il mestiere più antico, cioè l'opinionista. Ci vuole molto coraggio, 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 sì, sì, ad avere coraggio, ci vuole molto 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 coraggio, sì, sì, per credere che nella vita ti meriti spazio, per salutare il tuo marito, oppure il tuo capo, per capire uno sconosciuto, per dormire in un bosco, per andare fino in fondo. Ci vuole molto coraggio, 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 sì, sì, ad avere coraggio, ci vuole molto coraggio, ci vuole molto. Ci vuole molto coraggio, ci vuole molto coraggio, ci vuole molto coraggio, sì, sì, per andare fino in fondo. Ci vuole molto coraggio per andare, ci vuole molto coraggio, ci vuole molto coraggio. E abbiamo ascoltato Ci vuole molto coraggio, bellissima canzone che io vi consiglio di andarla ad ascoltare magari stasera sul divano mentre state rilassando, non so, mentre vi rilassate, ecco ragazzi, mettete delle cuffiette anche dal PC, tablet, oggi ce la faremo o no? Chissà, che dici tu? Ce la farò? Credo, vabbè, penso che sia un po' di emozione. L'emozione, va bene, comunque continuiamo un po' questa nostra chiacchierata con gli ospiti di oggi, che ricordo per chi si è sintonizzato da poco, Circolo Lega Ambiente Avellino Alveare, qui presente il presidente Antonio Di Gisi e l'attivista Angelo Romeo. Ragazzi, in che modo la voce dei giovani può essere ascoltata dalle istituzioni? Parte, questa parola istituzione non ti piace proprio, Antonio? A parte in radio, cioè nel senso, la voce dei giovani la posso ascoltare anche su CRT Radio, tutti, quando c'è Cinzia, tutti. Mamma mia, che bello! Ogni martedì dalle 15 alle 17. Bravi, pubblicità progresso. Allora, no, la voce dei giovani può essere ascoltata in più modi. Un metodo ce lo insegna Greta Thunberg, che scende in piazza con un cartello tutti i venerdì da ormai 3 anni, ormai sono passati 3 anni, e che continua a scendere in piazza. Ecco, quello è un modo, sì, un modo che non ha soltanto fatto ascoltare, non si è fatta solo ascoltare dalle istituzioni, cioè non si è fatta ascoltare dal proprio comune, lei è arrivata a parlare con l'ONU, e quindi diciamo che ci sono dei metodi, quindi essere determinati in quello che si chiede, quando soprattutto si crede in quello che si chiede, la cosa che si chiede è una cosa giusta, ha senso, e l'esempio di Greta ce lo restituisce. Ma noi nel nostro piccolo, tra virgolette, l'ho detto prima, venerdì siamo stati in prefettura a portare le nostre istanze, a parlare con i comuni presenti, con l'ASL, con le forze dell'ordine, con la prefetta di Avellino, quindi anche noi anche consegnato il dossier malaria. Infatti è la seconda volta che riusciamo a avere un colloquio in prefettura. Questo tavolo era particolarmente importante, quindi anche noi rappresentando un po' anche le nostre istanze al nostro modo, siamo riusciti ad arrivare al tavolo della prefettura e a parlare con le istituzioni chiedendo 10 punti che non vi vado a elencare, che sarebbe lungo e tedioso, però li potete trovare sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook. Ricordiamola sempre,
sempre questa pagina Facebook Lega Ambiente Avellino Alveare. Abbiamo pubblicato i punti, per l'appunto i 10 punti che abbiamo portato in comune con un manifesto scritto da 22 associazioni, quindi noi siamo tra i sottoscrittori di questo manifesto e siamo stati felici, ecco, di rappresentare, di essere tra i 3 rappresentanti che hanno portato questo manifesto in prefettura. Bene, 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 bene. Come può partecipare un cittadino avellinese o magari di un paese limitrofo alle vostre attività? Sicuramente tesserando. Sapevo che lo dicevi. Sono entrato a far parte, ad essere responsabile del tesseramento ieri sera, quindi credo sia il minimo annunciato. No, vabbè, noi abbiamo una sede che è al provveditorato. Se non lo si vuole fare, come prima diceva il presidente, sui social, perché magari non riusciamo, oppure magari vediamo una cosa troppo lontana, se lo vogliamo fare in presenza, noi diciamo una volta ogni 2 settimane, diciamo il lunedì, siamo in sede provveditorato, abbiamo una sede, appunto un'aula, una stanza dove ci incontriamo, facciamo riunione, magari potete partecipare, potete venire da noi a farci compagnia e a scambiare 4 chiacchiere. Dovete venire, ragazzi, fatevi avanti, è il momento giusto per voi. Ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, si tocca, abbiamo dei paletti, quindi lanciamo questa canzone che non è stata scelta da voi, quindi l'annuncio io. Vai, la puoi annunciare. E ora ascoltiamo Elodie qui su CRT Radio Vertigine. Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così. Sola con me confusa, sola con me confusa. E vorrei sapere cos'è questa sensazione d'ansia che non mi passa. È il mondo che si sbaglia quando mi lascia da sola con me, sola con me. Sola con me, se mi guardo le mani un po' mi tremano, ma tanto poi mi passa. Mi guardo in faccia, dovrei restare calma, l'orgoglio è un'arma che parla per me. Confusa, oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa. E vorrei sapere cos'è quando allo specchio trovo un'altra che lì mi guarda. Oggi mi sento salva nella mia stanza, da sola con me, sola con me, sola con me. Non so dove sei, se non riesco neanche a dirti chi siamo. Vorrei soltanto che mi porti per mano lontano, lontano.
Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. Pubblicità. Costruzioni SRL opera dal 1994 nel settore dell'edilizia, azienda specializzata nella realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di edifici civili, commerciali ed industriali. Dallo scavo alle finiture, una esecuzione dei lavori precisa per un risultato capace di realizzare tutti i vostri sogni. Soluzioni chiavi in mano e rispetto per l'ambiente li trovi da FF Costruzioni SRL a Montella, alla Contrada Baruso. Per info e contatti chiamalo 0827 205 019 oppure scrivi a info@ffcostruzionisrl.com. Monzi One, una lunga tradizione specializzata nella lavorazione del ferro, riscoprendo i segreti tramandati da antichi artigiani e lavorando con tecnologia all'avanguardia e l'immancabile creatività. Monzi One opera nel privato e imprese, seguendo il prodotto dalla realizzazione alla manutenzione. Lavorazioni in ferro, infissi, porte blindate, ringhiere, ma anche scale, coperture e tanto altro. Manutenzione industriale e studio e progettazione di macchinari industriali. E allora prendete carta e penna perché Monzi One è a Volturara Irpina, alla via Vallicella. Per info e contatti chiamalo 0825 984 732 oppure il 340 820 02205 o ancora scrivi una mail a monzi-one@libero.it. Teramed è il centro medico dentistico di implantologia e odontoiatria con un servizio di prestazioni mediche di altissima qualità. Un sistema di gestione supportato da tecniche moderne ed attrezzature di ultima generazione, dove figure professionali specializzate con passione ed impegno garantiscono risultati ottimali. Teramed penserà a te, dalla chirurgia orale all'ortodonzia, dalla paradontologia alla laser terapia e numerosi servizi medici correlati. Direttore sanitario, dottor Patrone Annibale, albo AV431. Il centro medico dentistico Teramed è a Montella, Avellino, alla via Ippolita Panico 9. Per info scrivi a teramed09@libero.it oppure chiama i numeri 0827 60 1732, ancora 329 176 1852. Se cerchi il modo giusto per farti pubblicità, CRT Radio è la tua soluzione. Passaggi radiofonici, distribuzione social, spot video per web TV, intervista in azienda o in radio. Per la tua attività, quindi scegli CRT Radio e TV. Il pacchetto giusto per te ti aspetta a partire da Euro 150. Per tutte le info chiama i numeri 339 4560 657 o 380 311 5430. CRT, la tua vetrina sul web. Buon
buona giornata e un saluto dalla redazione. Intesa raggiunta tra Commissione d'Europarlamento per il bilancio comunitario 2022 e il secondo del settennato 2021-2027. L'accordo prevede impegni da 169 miliardi e mezzo e 1 miliardo in più di pagamenti, pandemia.